Ingegner Prinzi, anzi collega Giorgio Prinzi, tu sei il coautore di questo libro presentato oggi qui al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Direi che è una storia oggi sezionata, diciamo, anatomicamente, con delle novità piuttosto particolari. Ecco. Quali obiettivi vi prefiggete con questo volume? E con questo volume, diciamo, con l'interesse all'argomento trattato nel volume, ci siamo prefissi soprattutto una cosa, chiarire a noi stessi come fossero andate effettivamente le cose. È un volume che nasce, e lo diciamo nella presentazione, attraverso un'evoluzione di molti anni. Nasce da una mia esperienza giovanile in un'associazione d'arma, in cui proprio il nostro eroe era il sottotenente Ettore Rosso, che morì ripetendo il gesto di Pietro Micca a Monterosi e riuscì a fermare una colonna tedesca che avanzava verso Roma. Non tornavano i conti, questo ragazzo era un volontario di guerra, aveva 23 anni, aveva rinunziato alla dispensa del servizio militare, era studente al Politecnico di Ingegneria a Milano. E come questo, dalla sera dell'8 settembre all'alba, compie un gesto di questo genere? Era inspiegabile. E uno comincia a farsi tante domande. Domande che in parte vengono chiarite dall'incontro con i testimoni del tempo. Nella prima metà degli anni Ottanta non c'era internet e si andava con i giornali, le lettere ai giornali facevano quello che oggi fa Facebook. E vennero le prime risposte, quindi dei primi testimoni, che magari erano anche gli ultimi anni della loro vita. E cominciò a prendere corpo una certa idea. Poi, intorno al 2000, dopo 50 anni, sono stati liberalizzati gli archivi anglo-americani. I documenti sono stati anche pubblicati dal nostro archivio di Stato e certe idee si sono materializzate, hanno avuto dei riscontri oggettivi nella documentazione. Quindi si è cominciato a lavorare a un'ipotesi che non era soltanto un'ipotesi teorica, era un'ipotesi fondata anche su riscontri oggettivi. Poi c'è stato l'incontro con uno storico vero come il coautore Massimo Coltrinari e il libro ha preso forma nella misura in cui è, che è quello di portare avanti quello che noi abbiamo riscontrato, che non torna con quello che finora è stato accertato, e che proponiamo a un pubblico più vasto per andare più avanti, cioè non è un punto d'arrivo il nostro libro, è un punto di partenza. E quindi naturalmente chi le comprerà il libro e lo leggerà potrà trovare qualcosa che nei libri di storia non si trova. Ma noi diciamo di più, e noi lasciamo un lavoro agli altri storici, che è quello di fare la ricerca per vedere di confermare la nostra tesi. Certi documenti è impossibile che esistano negli archivi italiani. Potrebbero esistere negli archivi dell'ex Stasi, quelli tedeschi della Repubblica Democratica, forse in alcuni archivi russi. Altre cose senz'altro non sono state completamente liberalizzate, quindi potrebbero anche esistere negli archivi angloamericani. Però se uno non ha idea di cosa andare a cercare, questi documenti non verranno mai fuori da solo. Ma perché naturalmente, ecco, queste novità sono nascoste nel titolo del libro, Salvare il salvabile? No, Salvare il salvabile è una frase del generale Zanussi che venne mandato in, diciamo, come seconda delegazione a Lisbona quando già il generale Castellano stava trattando i preliminari dell'armistizio. È contenuta in una lettera che il generale Zanussi, che era un dipendente del generale Roatta, scrive
all'allora commissario straordinario ai servizi militari, ai servizi di sicurezza militari, il generale Carboni. E dice su per giù, cito a mente, fossimo venuti prima, qualcosa di più si sarebbe potuto fare, ma se voi di Roma ci aiuterete, per salvare il salvabile si può ancora fare qualcosa. E anche questa è una frase molto molto sibillina. Che cosa vuol dire siamo venuti qui e se riusciamo a far qualcosa per far cambiare, sono altri passi della citata lettera, i piani di cui gli anglo-americani sono convinti per averli a lungo studiati di invadere l'Italia dal nord al sud. Come fa ad avere un ufficiale, non certo l'ultimo nella categoria dello Stato Maggiore, una convinzione così precisa? E poi, cosa intende per salvare il salvabile, con quali mezzi? In campo militare si parla dell'ipotesi di inganno strategico. E quindi noi abbiamo messo insieme tutti questi indizi che abbiamo raccolti, alcuni indizi, come si vede, anche confortati da documenti, cioè non è che sono indizi soltanto puramente teorici e campatinari. Ora il lavoro deve procedere avanti, cioè trovare la cosiddetta pistola fumante che confermerebbe definitivamente la tesi del nostro libro. Che è quella che in realtà c'era una grossa componente nel potere politico militare del tempo che non voleva assolutamente la cessazione della guerra e voleva soltanto sfruttare le trattative armistiziali per, in accordo e in sintonia militare con i tedeschi, ributtare in mare gli anglo-americani che tentavano di sbarcare e cambiare anche le sorti della guerra. E quindi oggi avremmo naturalmente avuto un destino diverso. Avremmo avuto un destino diverso, ma se questa nostra tesi è vera, all'indomani della guerra i protagonisti di questo piano strategico, di questo piano d'inganno, non potevano certo andarla a dire ai 420, perché furono messi sotto processo. E lo stesso Carboni, alla commissione d'inchiesta, che si chiama Commissione Palermo, dal ministro della giustizia del tempo, dichiarò che lui era sempre stato favorevole allo sganciamento dell'Italia dalla guerra, anzi a combattere i tedeschi, cosa che invece dai documenti non risulta assolutamente vera. Però se avesse detto una cosa di questo genere avrebbe fatto, cioè sarebbe finita a Forte Bravetta, fucilato. Allora naturalmente con questa curiosità innescata da questa incontro di oggi, invitiamo i lettori a... Cioè, oggi che sono passati, possiamo guardare con un distacco che certo all'indomani della guerra così tragica che aveva prodotto tanti lutti e tanti danni non si poteva fare. Ma non si poteva fare all'opera degli stessi protagonisti, i quali per salvaguardare se stessi dovevano raccontare una verità di comodo e far sparire anche certi documenti compromettenti. Bene. Che forse esistono da qualche altra parte, non in Italia. Allora naturalmente caccia i documenti. È questo che noi... che state cercando di, diciamo, di far uscire fuori. Attenzione però, Speriamo che l'opinione pubblica sia matura per questo. Va bene, intanto si vedrà nel perché futuro. L'ipotesi finché magari fra altri 60 anni vi uscirà fuori qualche altra cosa. Speriamo.